Leonide, Ugo, com'è? Stronzoli, il budello delle vostre madri! Ma ollo lì, di se è saputa. Diamo, vieni, ti do qualcosa da mangiare. Pulisciti le scarpe, però. Tirare di uno. Imbecille, vado un momento in cucina, eh. Vado a vederti fare, vai. Maremma impestata. Arrivo subito, eh. Ma sono lesso, sono. Oh, ma ca fai fumi? No. E non si può fumare, duro. Guarda che io ti faccio un budiulo, ti fo un paiolo, come quella osa, quella orona di ricce c'hai in mano, capito? E smetti di fumare. Che ti fa anche male, coglione. Vieni, vai, mangia. T'ho preparato bell'antipastino misto mare. Sai, per dire la verità, l'avevo preparato una settimana fa, sicché Ascolta, non lo so. Pokémon, ma l'abbonamento li voglio non fare. No, io non lo fo quest'anno. Ma quella. Io non lo fo, c'ho dei motivi. Insomma, fatti azzi tua, non lo fo. Preferisco un fallo quest'anno. Meglio di no. Spende anche troppi vaini poi. Tra le Ma a parte vai, ma perché non lo fai, scusa? Vabbè, via, là te lo dio. Toh, guarda va, lo vedi? E mi deve finire di ostruire la bara. Tanto ce n'ho per ducate e mezzo, per davvero ne ho già fatta 1 e 3 quarti. Era detto il dottore, eh. Detto proprio è cotto il riso, ormai son bollito e ce la fo più, purtroppo de sta vita di eccessi. E mi raccomando, portami il casino di fiori, corone grosse. Mi dispiace un branco, però che un parabbonamento. Ah, che un po'. Beh, bella cata sei. Poi l'ho visto e ti sei chiuso lo stomaco da quel dispiacere. Ma queste scale che fanno qua? Ho capito, ma te, se tu dovessi morire domani l'altro, rifaresti le scale di Asa. Ma sono, cioè, proprio un funzionario. Ma te sei sempre stato all'antica, Lo so. Occhio, un corre, che se no si finisce di rompe, cretino. poi una vita di eccessi, fatto dire, voglio dire, per avere 34 anni li porti via male. Senti, allora ti spiego com'è. Il dottore me l'ha detto tante volte. Ha detto, bisogna che tu smetta per forza di fare quello, se fai, di mangiare quei troiai, perché se no le seme, i pistacchi, eccetera, eccetera. Lo so, poi finché le mangi, ma se poi le fumi. Anche quello, infatti per me è diventata una droga. Boh, speriamo in protti quest'anno, vai. Speriamo. Non lo vedrò però. Speriamo comunque. Ma io. Ma che faccio a Natale? Quella festa al cisternone, Cosa? Capace son già morto, me l'ha detto anche il dottore sta lì. Ha detto c'è anche il problema delle emorroidi e quello lì non lo supererò. Vabbè, Sentiamo. comunque cambiamo discorso, vai, parlami di te. Cosa fai ora di bello nella vita? Lavori sempre all'AMSE? O hai cambiato lavoro? Fatto qualcuna delle tue? Ho preso in gestione una tabaccheria, mi conveniva. Ti conveniva sì, tanto fumi roccia, de. E Appunto, cosa fai? Cioè, si guadagna bene? insomma, io mi auguro li prendo. Per i bimbi, figurini Dragon Ma Ball. come figurini di Dragon Ball? E poi di anche altro, chiaramente. Chiaramente osa, Savendi oltre a quello. Bisogna che tu me lo dia. E vende sigari, no? Secondo te? Anche la tua mamma, povera donna, se ne intendeva di sigari. D'un altro tipo, ma comunque.